Grazie soprattutto agli organizzatori di questo convegno per aver inserito anche in questo pomeriggio così laborioso l'Istat con questa breve comunicazione. Avete visto che fuori ci sono i nostri colleghi che hanno un piccolo desk dove è anche possibile acquisire informazioni dirette anche sulle vostre stesse organizzazioni in relazione a questo censimento che è attualmente in corso. Io, proprio per motivi di tempo, mi ridurrò a dare tre soli messaggi. Il primo messaggio è questo: perché facciamo il censimento delle istituzioni non profit? La risposta, a mio avviso, è per includere questo settore nella conoscenza del Paese, per includerlo nel sistema delle statistiche territoriali, nazionali ed europee, perciò non nasconderlo, metterlo invece in evidenza insieme agli altri settori del Paese, della vita economica e sociale del Paese, insieme alle famiglie, censimento della popolazione, insieme alle aziende agricole, censimento dell'agricoltura, insieme alle imprese e alle istituzioni pubbliche che insieme alle istituzioni non profit formano il nono censimento dell'industria e dei servizi. E per includerlo lo abbiamo fatto partecipe di questo censimento, non soltanto nel momento di farlo e di rispondere ai questionari, ma nel momento della sua progettazione, perché sono tre anni ormai che abbiamo costituito un comitato consultivo per il censimento delle istituzioni non profit, dove partecipano anche alcuni membri qui presenti in sala, che sono rappresentanti quindi delle associazioni delle istituzioni non profit e in particolare anche delle organizzazioni di volontariato. E questo proprio perché abbiamo voluto costruire la conoscenza di questo settore a partire da chi lo opera, da chi è attivo in esso. Il questionario è il risultato di questo lavoro dei tre anni. Secondo messaggio: chi è coinvolto in questa operazione del censimento? Sono coinvolte 470.000 istituzioni che costituiscono la lista di partenza del censimento, lista che è stata costruita su fonti amministrative plurime da noi analizzate con l'aiuto dei vostri colleghi dentro al comitato consultivo. Dentro questo numero consistente ci sta, direi, di tutto: ci sono le fondazioni, ci sono gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ci sono le cooperative sociali, ci sono le organizzazioni di volontariato, eccetera, eccetera, associazioni riconosciute, non riconosciute, tutto quel mondo che corrisponde alla definizione internazionale di istituzione non profit, data dal manuale delle statistiche sulle organizzazioni non profit delle Nazioni Unite, e cioè enti che sono con un atto di costituzione formale, enti che hanno natura privata ma che hanno anche il limite, il vincolo al divieto della distribuzione dei profitti, ove essi ci siano, a chi li costituisce, a chi li finanzia, che abbiano autonomia istituzionale e che abbiano adesione volontaria e governance partecipativa. Quindi un mondo molto molto differenziato al proprio interno, e il unico questionario che abbiamo tirato fuori, che abbiamo appunto prodotto e sottoposto al censimento, è unico proprio per questo motivo, perché con i criteri assolutamente omogenei per tutti, quindi con gli stessi sistemi di definizione, di nomenclatura e di classificazione, vogliamo con quei quesiti far emergere le differenze. Far emergere le differenze fra chi agisce in termini market e chi agisce in termini non market, chi è una fa servizi di public utilities, chi invece ha un fondamento di tipo mutualistico, eccetera, eccetera, chi ha il finanziamento pubblico, chi non ce l'ha, in quale misura e così via. Saranno confini importanti che saranno portati all'attenzione di tutti, in primo luogo di voi che siete gli attori di questo settore. Terzo messaggio, ed è finito. A che punto siamo con la rilevazione? Siamo partiti con questa rilevazione il 20 di settembre, oggi è il 5 di ottobre, 25 giorni. Su 475.000 unità in lista di rilevazione ne hanno risposto 43.991 stamattina. Ho qui il sistema di gestione della rilevazione, ma lo sono stampato prima di venire qua.
Dunque il 9,3%, il 9,3% finora ha risposto. E la cosa buona, poi vi dico quella meno buona, è che il 68% dei rispondenti lo ha fatto tramite il web, cioè ha compilato il questionario sul web. Questo ci fa molto piacere perché, tra l'altro, compilare sul web è, a nostro avviso, più facile per il compilatore, perché c'è una guida alla compilazione continua, costante, un'evidenziazione di alcuni errori, perché abbiamo un programma appunto di check online. La notizia meno brutta è che se andiamo avanti di questo passo, passo regolare da Montanaro, pari a 2.200 questionari al giorno, chiusi, definitivi, al giorno appunto, noi ci impiegheremo per recuperare quello che manca 200 giorni. Però peccato che abbiamo messo invece la chiusura del censimento al 20 di dicembre. Quindi io vi prego, e questo è il messaggio finale serale, cercate di aumentare la velocità perché questo ovviamente ci consentirà di chiudere il censimento in nei tempi previsti. Adesso è un passo un po' troppo lento, anche se costante, e devo dire che il dato che vi ho dato è una media statistica, ma tengo a dire che dietro la media statistica c'è anche la distribuzione, no? Dei dati e delle... E in testa ci sono proprio, guarda casi, Montanari, perché Trento sta al 18%, Bolzano sta al 14,6%, poi via via si diminuisce fino ad arrivare, vabbè, lo sapete, in Campania, in Sicilia e in Calabria, dove stiamo sul 6%. Grazie e mi raccomando di andare anche a sentire i colleghi del desk.